Ciao ragazzi, io sono Emanuele e bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per darvi 5 consigli sulla messa a fuoco. Pronti? Via! Una cosa che spesso può darci fastidio quando mettiamo a fuoco un'immagine è il riflesso in macchina, il flare. Per non rischiare che il riflesso del sole, ad esempio, ci possa impedire di mettere a fuoco correttamente l'immagine, blocchiamolo utilizzando magari un pezzo di carta o qualcos'altro. Facciamo attenzione al selettore della messa a fuoco automatica e manuale, perché spesso quando mettiamo a fuoco un soggetto statico e non vogliamo più che la messa a fuoco cambi, impostiamo la messa a fuoco su manuale, così ogni volta che scattiamo una foto non viene attivato l'autofocus. Peccato che poi invece quando ci serve l'autofocus magari ci siamo dimenticati il selettore su manuale e panico! Passiamo adesso alla distanza minima di messa a fuoco. Questa è una cosa che succede spesso a chi è alle prime armi. Ogni obiettivo ha una distanza minima di messa a fuoco. Se andiamo troppo vicini al soggetto, oltre alla distanza minima di messa a fuoco studiata per quell'obiettivo, non riusciremo a mettere a fuoco né in manuale né in automatico. Per cui nel caso allontaniamoci un po' e non pensiamo che si sia rotto l'obiettivo. Io le prime volte pensavo proprio a questa cosa qua. Se amiamo scattare fotografie macro, possiamo migliorare questo aspetto acquistando ad esempio dei tubi di prolunga che allontanano l'obiettivo dal piano focale, diminuendo così la distanza minima di messa a fuoco. Attenzione anche ragazzi al regolatore di diottria. Questa è una cosa che mi è successa di recente. Guardavo nel mirino e vedevo tutto sfocato. Mettevo a fuoco manualmente, niente da fare. Sono andato nel panico per poi accorgermi che avevo accidentalmente ruotato questa rotellina qui, che serve appunto a regolare la visione nel mirino per chi ha problemi alla vista. Impariamo a sfruttare il punto di messa a fuoco centrale, che è spesso e volentieri il più preciso, per cui ottimo da utilizzare anche ad esempio in condizioni di scarsa illuminazione. Utilizziamo questo punto centrale per mettere a fuoco e poi, tenendo la messa a fuoco bloccata, ricomponiamo lo scatto. Bene ragazzi, il video si conclude qua, io spero che questi 5 brevi consigli sulla messa a fuoco possano risultarvi utili, sono frutto della mia esperienza e dei miei errori in questi anni, perché dai propri errori si impara sempre e si va avanti. Come al solito ragazzi, io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime pillole di fotografia. Ciao a tutti!